Ciao Barbara, ciao, come stai? Tutto bene? Buongiorno. Certo, abbastanza, per quello che si può, vedi? Facciamo le cose. Esatto. Allora, intanto grazie. Giusto, grazie a te, scherzi, so che c'è stato un piccolo così, qui po' co con Andrea Zennaro, Andrea Giovanni Zennaro dell'IPAB, giusto? No, in realtà è un'esigenza che ho sentito io e anzi ti ringrazio Andrea per questo spazio che mi stai dedicando, insomma, perché ho sentito veramente la necessità di chiarire, c'è stato un buon fraintendimento. Allora, è uscito in realtà qualche giorno fa, proprio sulla pagina invece di Chioggia Azzurra, insomma, con Edico, sono usciti i dati Covid all'interno della casa di riposo e l'intreccio è stato fatto con un pezzo che io ho scritto e ho postato nella mia pagina Facebook e anche ho dato che ho già azzurra ed è stato incastrato secondo me dando una interpretazione insomma sbagliata al pezzo. Allora per quello io mi sono sentita stamattina con il direttore, in realtà non con Zennaro, mi sono sentita con il direttore dove ho motivato insomma la logica che stava dietro a quel pezzo e quindi sentivo la necessità, e ho concordato anche con lui che avrei ripreso grazie al tuo spazio insomma a questa intervista chiarendo insomma le due il dover separare le due questioni, nel senso che ti spiego, io ho semplicemente leggendo una rivista che chi lavora nel sociale conosce molto bene, Animazione Sociale, leggendo un pezzo ho colto e l'ho fatto mio proprio perché andava nella linea, nell'indirizzo che da tempo insomma da anni cerco di promuovere e l'ho postato nella mia pagina che era ovviamente era un pezzo proprio pari pari scritto dalla rivista e non aveva nessuna connessione con l'RSA del locale e quindi non certo con Felice Casson, la struttura di accoglienza Felice Casson e quindi questo pezzo sostanzialmente invitava a riflettere, cosa che io sto chiedendo un po' a diversi, come dire, in tutto il mondo sociale, a riflettere su quello che sta accadendo cercando di provare a che questa emergenza sanitaria ci insegni qualche cosa e sostanzialmente, come dire, rilanciavo a intraprendere o comunque riflettere nel provare e osare nuove strade anche sulla questione ovviamente legata alle strutture RSA e quindi alle case di riposo. Perché? Perché esistono tante realtà in altri paesi che hanno già collaudato, sperimentato accoglienze per gli anziani in modalità co-housing piuttosto che appartamenti o domiciliarità o appartamenti o condomini protetti e condivisi eccetera, o addirittura quello di andare a intensificare l'assistenza domiciliare integrata che sappiamo che è anche l'altro nocciolo. E quindi nel dire che non tutti gli anziani hanno magari bisogno, ovviamente va fatta la distinzione fra quelli che sono anziani sufficienti e non autosufficienti e quelli che sono con patologie gravi, indubbiamente. Ma che appunto bisogna intraprendere nuove strade e bisogna sicuramente creare nelle comunità dei servizi territoriali adeguati che possano dare una risposta ai nostri anziani in modo anche diversificato e questo era sostanzialmente l'indirizzo. Purtroppo alcuni operatori si sono sentiti forse il pezzo era forte, era una provocazione e questo è stato letto, interpretato come che non ci fosse un'adeguata assistenza e accoglienza scarsa affettività o professionalità all'interno della casa di riposo, la nostra. Allora, io su questo ci tenevo perché insomma parlo a dei colleghi sostanzialmente e non era lungi da me a dover mettere il dito sulla piaga in un momento tra l'altro complicatissimo e difficilissimo e tantomeno mettere in difficoltà degli operatori che ne ho la certezza e più volte l'ho detto anche in altri contesti, del ruolo fondamentale che svolgono dentro la casa di riposo e della professionalità che hanno, quindi assolutamente. Resto convinta che bisogna che questo momento emergenziale ci faccia pensare ad altre strade da percorrere. Ecco, questo era l'unico messaggio, non aveva certo nessun, anzi mi metto a disposizione per qualsiasi cosa se invece la casa di riposo avesse altre necessità, torno a ribadire che l'unica soluzione non può essere l'RSA, deve
essere una possibile alternativa all'anziano. Io sono dell'idea che l'anziano non è, è una, un valore aggiunto, è un patrimonio che dobbiamo proteggere, che però dobbiamo cercare di non isolare, almeno quando è nella fase dell'autosufficienza. Anzi, l'anziano non può stare e non deve stare solo con l'anziano, e che vanno create quelle situazioni che, ripeto, in altri anche territori molto vicini, non serve andare fuori dall'Italia, ci sono esperienze che lo fanno e che ne hanno, come dire, beneficio, tra l'altro spostando la non autosufficienza a molti anni in là. E quindi ecco, questa era la centratura e ci tenevo, perché è stato proprio letto completamente travisando il senso e il motivo. E chapeau a chi lavora in questo momento nelle strutture che capisco essere non in difficoltà, ma di più. Hai fatto benissimo. Quindi, fare questa precisazione, anche se insomma mi sembra che era chiaro che non ce l'avevi con l'istituto di riposo locale. Assolutamente. Comunque, tra l'altro abbiamo avuto modo di conoscerlo in maniera, diciamo, forse più importante, anche perché avendo avuto l'esperienza entrambi del consigliere comunale, diciamo, abbiamo potuto vedere. Io ho visto questi operatori che non, per loro, io vedo tanti che non si ha l'impressione che facciano lavoro, si ha l'impressione che sia una famiglia che tengono queste persone, e questa cosa è stata confermata continuamente da altre persone, quindi benissimo fare questa precisazione, visto il periodo. Bene. Esatto, anzi vanno rinforzati senza ombra di dubbio, e ripeto, quello che invece mi piacerebbe proprio con loro è anche la cosa che stamattina con il direttore si discuteva al telefono, dove mi ha detto: guarda, io avevo colto appieno il tuo indirizzo e comunque la tua indicazione o comunque il commento, e era proprio questo, quello che invece spero che la sofferenza che stiamo tutti provando adesso, in questa situazione complicatissima, delicatissima e che ci spaventa, che almeno ci serve a qualcosa, cioè che serve, come del resto ci ha sicuramente fatto vedere una sanità pubblica obbligatoria, necessaria, che non è solo un costo nel bilancio, ma è qualcosa d'altro, e spero che anche tutto il contesto del sociale, come la costruzione di un welfare che sia molto più di comune e che abbia molti più servizi, e diventa necessario. Io questo veramente ci credo, e spero che ci si possa mettere anche breve in un tavolo per poter provare e tentare altre strade. Ovviamente su questo serve un grande, grande investimento da parte dell'ente pubblico, e io questo lo sottolineo, ed ecco, forse il messaggio era proprio più diretto all'ente pubblico che non ai professionisti che lavorano nella casa di riposo, che, ripeto, stima non solo anche per l'ambito professionale che condivido e che mi coinvolge anche direttamente da educatrice nel sociale da 30 anni, ma soprattutto perché so quello che vivono, e più volte, in più occasioni, il direttore lo sa, anche in commissione consigliare, io ho portato in palmo di mano il lavoro, l'efficienza, ma soprattutto la sensibilità, il lavoro e la passione che ci mettono nel lavoro che fanno, quindi ci tenevo a ribadirlo. Benissimo, ok, ti ringrazio, noi gireremo grazie su questo tuo intervento, grazie mille. Grazie mille a te, Andrea. Buona giornata, grazie. Ciao cara, ciao, grazie, ciao.